Cristina, che cos'è Come un soffio di vento? Come un soffio di vento, storia di un giovane eroe, è un libro che racconta un'esperienza di vita. Esperienza di vita non intesa solamente come possa essere le avversità, in questo caso un ragazzo deceduto di leucemia, ma un esempio di amore, di fede, che sono insomma gli assi portanti per affrontare quelli che possono essere definiti come mali semplicemente fisiologici, dei mali che non sono in toto perché non diciamo intaccano lo spirito e l'anima di persone coraggiose, di persone vere, di persone forti. Da giornalista, da cronista, tu hai fatto parlare, raccontato questa storia facendo parlare chi conosceva Antonio, quindi tantissime testimonianze. Quanto è stato importante, da un altro punto di vista anche difficile, approcciarsi ad una storia del genere? Allora sì, innanzitutto questo non lo definisco come mia seconda pubblicazione, ma mi piace definirla come nostra pubblicazione, perché è un libro davvero ricco di testimonianze. L'ho scritto anche grazie alle testimonianze di chi mi ha concesso insomma di farlo. È stato difficile perché un conto è fare la semplice cronaca giornalistica, dove insomma sappiamo bene non dobbiamo metterci del nostro, e quindi per questo dicevo un libro fatto di emozioni, di vita, di sensazioni, di miei pensieri, quindi di lacrime, di gioia, di amore, cosa che insomma va al di là di quella che è l'oggettività giornalistica. Quindi è stato davvero difficile, è una sfida che è ben riuscita da parte mia ma anche da parte della famiglia, perché portiamo in giro il nome di un ragazzo deceduto sì, ma che vive ancora. Quindi manteniamo sempre vivo questo ricordo. Si dice che la storia esiste se qualcuno la racconta. La racconto da 10 anni in qualità di giornalista, ma la racconto da 5 anni in qualità di scrittrice, proprio per diciamo compensare quelle che sono le pecche che noi giornalisti insomma abbiamo nello scrivere. Un'ultima cosa, siamo a Pisticci Scalo, nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Sei stata invitata per questa presentazione da Don Giuseppe di Tolve. Don Giuseppe è stato un po' conosciuto anche attraverso la cronaca locale, regionale e non solo, perché ha avuto il coraggio di raccontare la malattia, quindi il tumore in generale, facendo nome e cognome, parlando di nomi, di età e di professioni di persone locali che non ci sono più. L'importanza di raccontare le storie personali e particolari per capire davvero i temi universali. Sì, infatti la storia è fatta di piccoli dettagli, di piccoli tasselli, è proprio l'originalità, la particolarità di ogni singola vita che poi insieme alle altre fanno appunto questo grande mosaico di una determinata cosa come andrebbe vissuta. Quindi noi portiamo appunto in alto il nome di Antonio Maglio in questo caso. E il messaggio che vorresti arrivasse a chi legge il tuo libro? Allora, il messaggio noi che portiamo avanti è il come affrontare determinate, diciamo, malattie. Quindi tutti possono essere intaccati da questi mali del secolo, tutti possiamo amare, ma importante è come vivere, come affrontare la morte, come viverla questa morte, perché Antonio ci insegna che la morte va vissuta, va guardata con gli occhi, a testa alta, con l'amore soprattutto. L'eroismo è questo? Sì, la grande eroicità sta proprio nel vivere la morte con l'amore.